Ciao a tutti ragazzi, buon martedì e benvenuti in questo nuovo video di Free Battle Spot, il primo video dal ritorno della Series 11. Negli ultimi giorni sul canale YouTube abbiamo un po' battuto la fiacca, ma insomma, complice Luca Comics, non siamo riusciti a pubblicare. Ma insomma, eccoci qua con... abbiamo visto tanti Charizard Gigamax, tanti Venusaur Gigamax. Volevo debuttare con voi con un Blastoise Gigamax e valutare e capire se magari può dire la sua. È inserito in questo contesto di team che ho trovato su Twitter, che ha vinto un tour, la ST Tour, insieme a Zacian, con Inzierrilla per continuare un po' la tradizione della serie 10, che ovviamente stanno molto bene per tipologia, insieme a Blastoise, con un Lando che può swordare, quindi questo è un team che ha ben due Fake Outer, può aiutare Lando a swordare, e un Tundu che però è prankster con Air Impulse, Scary Face, Taunt, vuole un po' mettere a tacere tutta quella merdina randomica. E poi chiaro, c'è Zacian che sarà prontissimo a fare del male. Giocheremo per il prossimo periodo in lingua inglese, perché l'account in lingua italiana è occupato dalla run su Twitch. A proposito di Twitch, stasera ragazzi, ore 17:50, segnatevelo fin da subito, siamo online per l'ultima week di regular season della PTC, dopodiché susseguiranno nella week 8 e week 9 i playoff con semifinale e finale. Ma stasera, per celebrare veramente questa regular season che si conclude, sarà veramente una puntata speciale con molte sorprese. Vi regaleremo dei codici Zacian e Zamazenta, vi annunceremo un'attività veramente grande che torna, non vi dico altro perché sennò l'annuncio ora e non stasera. Quindi insomma, signori miei, stasera 17:50 parte lo starting e poi godiamoci per capire in questa PTC come si consoliderà la classifica, chi arriverà primo, secondo e terzo durante la regular season. Adesso però è il momento di cominciare. Voi, se volete darmi una mano, lasciate mi piace, nonché ovviamente se apprezzate il video, altrimenti non fatelo, un commento poi anche, perché voglio sapere la vostra, su Blastoise, e poi insomma che il Battle Spot ce la mandi buona. Partiremo dalla Great Ball, ma dobbiamo comunque stare attenti. Stacchetto! Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione. Allora, problemino tecnico che però vabbè, abbiamo tagliato, che ci riduce a 30 secondi questa team preview contro Colossal Zard. Un team un po' strano. Un po' tanto strano. Quello potrebbe essere un Water. Ma io... cioè, posso anche farti così, 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 e alla fine della fiera ci metto anche Inzi. Parto a muzzo di Blastoise, ragazzi, vi dico la verità. Assolutamente sì. Vediamo un po'. Partiamo a muzzo di Blastoise. Inzi e Urshifu. Beh, direi che non potevamo chiedere di meglio. Non potevamo veramente chiedere di meglio. Io non vorrei perdere Tundu, che se mi fa fake out più Surging, però siamo difensivi, quindi si regge. Importante. Importante. E allora tiniamola la pignata da 150 subito. Ma cosa dico subito? Prima di subito. Allora, io non so voi, e ve lo domando nei commenti, da fan a fan, al di là del competitivo, esteticamente, Giga Blastoise, Giga Charizard o Giga Venusaur? Lasciate fare le forme base, cioè non vi sto chiedendo se vi piacciono Charizard, Venusaur o Blastoise. Sto chiedendo le Giga, perché secondo me quella di Blastoise è troppo bella. Fake Out, non so pensare, insomma è un po' probabilmente, magari anche le prime armi, non c'è niente di male.
Qui, a meno che lui non sia CB, reggiamo. Andiamo a fatica alla Citrus. Citrus ci andiamo, ragazzi, ma insomma. Siamo tranquilli, siamo tranquilli. Ah, bene, non è neanche Sash. Ah, boys, se vedete nella intro che ho 0 win e 2 sconfitte, non è che ho fatto il furbo, eh. Io se perdo le registro. La giornata di ieri mi ero messo a fare due partitine. Le ho perse tutte e due. Una mi hanno sculato, l'altra mi hanno battuto. Con un altro team, quindi... Ero lì al cesso. Vabbè, comunque, allora Insignor va giù, usci pure. Quindi lui ha perso il catalizzatore di Colossal. Non bene, noi abbiamo messo i Dot, che chiaramente questo turno non abbiamo visto, ma per il semplice fatto che non ci fosse nessuno in campo a usufruirne. Qui entra Venusuora. Venusuora e... Scary Muso. E il storm. Tanto la Wine Lash la reggiamo, anche se CB. Perché Blastoise, appunto. Una montagna di cannoni. Preferisco Scary Face, perché a questo punto, se lui lo Dynamax, o meglio Gigamax, ma non è estremamente pompato in speed, io non so la spread del nostro Blastoise, però potrebbe essere che lo si vada anche a superare. Ad ogni modo è uno Scary Face che comunque mi è di utilità per Zacian dietro. Così lo superiamo e lo possiamo bemottare prima di una Max Flare, magari, che insomma... non farebbe certo godere il nostro Zoro. Qui arriva la Franella. Tundu evita, avrebbe retto, ma con poco. E qui vediamo cosa fa Venusaur, che attacca dopo. Attenzione, potrebbe essere VP, ma insomma a noi a questo punto non ci interessa più quasi più molto, per il semplice fatto che con questo anche 30% che gli facciamo lo portiamo in range di Beemoths. Più arrivano i Dot, quindi super easy. Allora, i Dot arrivano anche sul nostro di terreno di gioco. E qui, la nostra Windows ci dice che sono al sicuro dai virus e dalle minacce. E cazzo, mi sono vaccinato a farlo. Va bene. Quindi Dot su Dot. E il... E poi chiaro, duplice funzione di fare la hail, togli la velocità e allo stesso tempo vai a togliere il sole, togliendo la velocità, togli il sole. Cioè togliendo il sole, togli la velocità. Aveno e poi fai sì che la cannonata a Blastoise faccia parecchio male. Sembra buona la prima, aspettiamo a dirlo, però qui Blasto è stato decisamente importante. Il nostro avversario, un avversario molto morbido, molto morbido. Quello che ci vuole, quello che ci vuole per cominciare, no? Questa series, come potete vedere, reggiamo. Evitiamo un Blasto, avremmo retto, però comunque avrebbe potuto crittare. E qui, ditelo voi, è cotto, ditelo voi. Bravo. Arriva la Hailstorm, perché come potete vedere Max Strike lui ce l'ha. Ora, noi si verrà giù di Dot, di Hail più Wine Lash. Si entra con Zacian, inizi. E lì, chiaramente, godiamo con la Beemoth e ciao. Siamo virtualmente 1-0. Va bene, tutto merito della felpina dell'attacco dei giganti, secondo me. Felpina, best felpina pumpling ever. Ok. Per quanto riguarda YouTube, io approfitto di queste fasi di... che ho tante cose da dirvi, tanti progetti, tante... Per quanto riguarda YouTube, cari ragazzi, tenetelo d'occhio, perché prossimamente usciremo una bella roba.
Buono, 1, 2, 3, 4 turni. Questa partita, vabbè, vi ripeto, dal momento che lui mi lida a quella maniera e non ha neanche la sash su Shifu, la partita non può andare diversamente. Qui andiamo a sezionare un fungo porcino e ci regaliamo la prima win. La prima win, si spera, la prima di una lunga serie, in questo video. Buono. Bene così. Bene così. O andiamo avanti. Avversario trovato. Tempere in cotto. Lele Lando Kyogre-Sinde, Regidraco Whimsicott. Allora lui vuole fare danno. Ok. Non è male manco Blastoise anche qua. Ancora una volta. Non è malo manco Blastoise. Io farei tipo Blasto. Allora, i quattro da portare sono Zacian, Blasto, Rilla e direi Tundurus. Io partirei quasi come prima. Ma se lui... no, devo partire come prima. Se lui mi switcha, perché non voglio partire di Rilla, perché se lui mi ridda di Lele, benissimo. Lui non mi ridda di Lele, abbiamo un problema, perché me lo butta in campo, mi toglie il campo, io Tundurus non lo sfrutto, insomma. Concentriamoci per questa partita, che dobbiamo anche dare una giusta valutazione del valore del nostro avversario, che spesso e volentieri è la cosina più difficile da fare, ecco. Buono questo Whimsily. Non so se sparare la Mega Hail. Quanta speed abbiamo su Blast? 112. Vabbè, fare Scary Face qui è prettamente inutile. No, io qui dotteggio. E taunt. Lui leva, però non mi sembra abbia degli ottimi switch in. Ottimo, perfetto. Perfetto. Allora, io non penso che la cannonata della nostra fortezza Shell Shocker tiri giù Lele, neanche contando il successivo dot a fine turno. Ma perché dico perfetto? Perché comunque ce l'ha buttato in campo. Mi blocca count, sti cazzi. Ma come vi dicevo, una delle discriminanti che mi preoccupa un po' in questa partita è proprio quella del campo. Quindi averlo stanato prima del nostro avversario mi piace. Va bene. Buttato via un taunt, perché ovviamente Wim si tocca terra, quindi taunt non ha effetto. Amen, sti cazzi. Va bene, va bene. Dopo buttiamo Rilla su Tundu. Come detto, Lele non viene giù. Viene giù il turno dopo. Questo mi permette di poter fare Hailstorm. Ragazzi, lo sguardo di questo Blastoise. E io vi rifaccio la domanda di prima. Giga Blastoise, che c'ha il regime? Lui, se rimane in campo con Lele, è muerto. Sta muerto. Vedi, lui ci prova con Helping Hand tipo Psychic. No, gli togliamo il campo di sotto il culo, quindi ce lo puppi.
E qui la Hailstorm è particolarmente bellina perché portiamo Whimsicott nell'Ade. Più ci sono i dottini. Quindi ora io abuserò sostanzialmente il vostro tempo, perché ogni turno vi dovete recuppa Dot Water e il Grassy Terry. Ragazzi, la ale. Brr. Come sarebbe? Metti la ale, fa freddo, metti il sole, fa caldo. No, lasciamo perdere. Cagà. Buono, due kill, lui deve entrare collando, c'è un turno di dot, deve ancora dare maxare. Vediamo però. Vediamo chi è il quarto. Io ho fake out anche in canna. Regidrago, top. Io vi dirò fake out più bomba su Regidrago. Perché Lando farà Max Guard. No, s'arrende, non s'avversare. Buono, altra partita dove abbiamo preso il toro per le corna. Non diamoci troppe aree, onestamente. Insomma, siamo in Mega Ball. Però è sempre difficile, comunque. Ricordate anche magari in passato, altre stagioni, trasversalmente al metagame, è sempre difficile cercare di ponderare, di pesare un po' l'avversario. E qui, vabbè, noi ce la prendiamo più che volentieri. Facciamone una terza. Ci siamo. Ultimo avversario di oggi, il signor P. Piacere, signor P anch'io. Zamazenta, ragazzi. Tundurus, Rilla, Urshifu, Tyranitar e Cincineroar. Zamazenta. Spread di Lando 149 più 6 life orb. Io qui o parto tundulando. In realtà non sono proprio il top del top qua contro. Ma fammi fa sta roba. Deve essere ancora Blasto, ragazzi, il nostro piacione di. Uno dei due. Uno de los dos. Quando sei indeciso, Incineroar. Lesson number one. Musichina dei Regi, bellissimo, bellissimo. Immaginavo, per questo non sono partito né di Inzi né di Lando. Allora, Zamazenta della Salernitana in campo, attenzione. Moth Blade fa male. Se lui dai una maxa. Cioè, se io faccio fuori Tundu, GG. Zamazenta e Zacian Shiny, ragazzi, sono legal da, insomma, una settimanetta. E come detto, insomma, stasera, grazie a GameStop, che ho interpellato per risolvervi un po' anche il problema di alcuni codicini che tardano ad arrivare, durante la puntata della PTC ve ne distribuiremo alcuni. Quindi, insomma, state particolarmente allerta.
perché ci farà piacere fare da ambasciatori di questo regalo, in realtà neanche nostro, ma è proprio di GameStop. Allora io vado di Scary Face perché comunque mi fa comodo, poi dopo la facciamo su Tundu, perché di Bimot adesso lui dovrebbe prendere un 60%. Infatti ero indeciso se farmela vedere o no la Scary Face, però ho pensato, esatto, ho pensato tanto probabilmente a V. Ecco, questa cambia le cose. Questa cambia le cose perché non viene giù dopo. Però non ha fatto Airstream, quindi è più letto. Quindi lo possiamo tirare giù di fulmine più Bimot. Owl. Si aumenta l'attacco, asse e famiglia. Bellino, però noi non siamo ancora preoccupati. A meno che questo Tundu non esca Maxguard. Girano a V. Girano prettamente a V. Ma stiamo attenzionati. Voi l'avete già lasciato, mi piace? Bravissimi, bravissimi. Non vi devo più neanche di nulla. Scommetto che alcuni di voi si sono anche già iscritti. Bah, pazzesco. E qui critteremo. Me lo sento. Sento proprio il crit scorrere nelle vene di questo Zacian. No. Però fulmine finirà il lavoro. A meno che lui non vada di Lightning su Tundu e a più uno, allora ci devasta. Qui giù Zacian, lui a più uno. Ma noi perdiamo Zaci. Lui perde il Dyna. Ma non perde il Dyna. Perde il Dyna che rompe i coglioni al nostro Blastoise. Quindi va bene. Cugino grosso. È l'ora di esplodere. Prendiamoci quel Zamazenta. Più uno d'attacco. Più uno di difesa. Questa è una Beamont Mesh che farà maluccio. Godiamoci l'animazione, che comunque è sempre bella. C'è della lore in questa partita. Ah, il danno è paragonabile comunque a una carezza sul nostro Tundurus. E allora, ok, pensavo ci facesse un pochetto di più, devo essere onesto. È il momento di Beastos. Facciamo comunque attenzione, perché Zamazenta non è proprio immediato a tirare giù. Ottimo. Noi mo si va doppio. Lui o ci fa fake out tipo su Blasto, pensando magari che noi ci possa fare Shell Smash. Che sarebbe però un errore, perché qui insomma, non dico è palese, perché in Battlespot mi metto dal suo punto di vista. In Battlespot non è mai palese niente, però diciamo che è abbastanza quotata la nostra Gigamax. Quindi qui vediamo. Ma cosa stai facendo? Non ho parole. Quanto si gode a vedere questa canta. Ok. Inzi. Vabbè, prende i dot. E abbiamo trovato Snarl. Ecco, ragazzi, quando vi dicevo Osho, perché non sarà immediato tirarlo giù. E qui i dot ci dovranno dare una manina. La fortuna è che lui comunque ne prenderà 4. Allora, Inzi viene giù comunque. Potrebbe entrare Rilla. Potrebbe entrare diversa roba. Ma io lo tiro, perché se lui rimane e fa parting shot, poi la partita cambia. Quindi lui tenta la doppia Protect e ovviamente la ottiene, perché così ha la possibilità di poterci stallare un altro turno di Dynamax. E io non posso ancora sparare la Cannonade in quella slot. Che gioia. Ora vediamo, perché se lui per esempio non è Sithru, come non detto, se lui non fosse stato Sithru, più dot
io ci avrei potuto sparare fulmine e sparare finalmente la canone anche nella slot di Zamacane. Facciamo attenzione. Ora lui può anche per dire togliere. Guardate, se ha Urshifu Water dietro non è bellissimo. E qui c'ho Inzi. Lo leva. Eccolo lì, Urshifu Water, riconosco. È pazzesco, ragazzi. Che culo. No, è buio, non è vuoto, è buio. Allora, c'è l'ultimo turno di Dot, quindi Zacian muore. Zamazenta muore. Lo posso anche non cagare. Se si tira giù il Shifu siamo ok. Ultimo match col brivido. Col brivido dell'RNG. Cioè, fatemi capire, questo ha all Snarl, ping, cioè proprio full support. Chapeau. Qui Blastoise ovviamente in virtù dell'helping hand va giù. Fulmine però dovrebbe bastare. Più c'è l'ultimo turno di Dot. Ragazzi, vedete cosa vogliono dire i Dot? Sono più che la Dynamax, la meccanica più forte. Vogliamo chiamare meccanica? Impropriamente chiamata meccanica. Sono sicuramente la variabile. Ecco, diciamo così. Più forte dei metagame su Spada e Scudo, insomma, da quando sono stati inseriti in mano a Giga Charizard, Giga Colossal, Giga Venusaur. Allora, tecnicamente siamo in vantaggio, però occhio, perché l'RNG gioca sempre brutti scherzi. Lui ora proteggerà Mr. P. Maledizione. Non abusare del nostro tempo libero, Mr. P. A proposito di tempo, chi ha tempo non aspetti tempo. Quindi mettete subito un promemoria, ragazzi, mi raccomando, perché stasera alle ore 17:50 su Twitch PTC. Questi a meno 2, ma comunque un ventello lo fa. Questi a meno 1, quindi non basterà. Però il fatto è che se lui ci vuole far fuori Tundu deve fare Flare Blitz. Cioè, e se fa anche a meno 1, quindi non basta. Se fa Crazy Crit muore del rinculo. Quindi io non capisco perché non forfetti. Se fai Protect sei veramente un tegame, eh? Cioè io te lo dico. Se te ora fai Protect sei un... Cioè la tua mamma fa veramente il mestiere più vecchio del mondo, eh. Beh, no, ritiriamo quello che abbiamo detto. Tua mamma è un amministratore delegato di una nota azienda, allora, multinazionale. Bravissimo. Allora ragazzi, buono, buono, buono. 3 su 3, ripeto, siamo ancora in Mega Ball. Però comunque devo dire solidità. La parola di questo team è solidità. Io, come detto, vi saluto, vi ringrazio comunque per l'affetto che mi avete anche dimostrato a Lucca questi giorni, quindi
Veramente è stato un piacere. Poi vi ridarò appuntamento al Games Week a metà novembre, ma insomma poi ne riparleremo. Ci vediamo stasera, ragazzi. 17:50 sarà una grandissima festa con codici Zacian e Zamazenta, codici per scaricare Charizard Gigantamax di Bonanomi, annunciazione con un grande progetto, grande attività che insomma finalmente si apre, si rivela al pubblico. Ci vediamo stasera, PTC 17:50. Ciao.